chi vince detta la storia, no? E il perdente, povero disgraziato, poi diventa una sorta di reietto della società. Questo popolo talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Lo dico ai responsabili. Convertitevi una volta verrà il giudizio di Dio. L'idea era quella di non creare riferimenti allo spettatore, cioè quasi una sorta di navicella spaziale così sospesa nel vuoto. E all'interno di questa scatola nera, insomma, creare le diverse situazioni. Sgarbi, nella sua follia, ha preferito insomma, affidare ad un artista l'allestimento e la progettazione del Museo della Mafia. Quindi, l'ho accettato appunto perché era una cosa, insomma, abbastanza atipica, perché solitamente se ne occupano gli architetti, gli storici, quindi invece questa è stata una cosa che è nata appunto dalla collaborazione dei ragazzi che lavorano a Salemi, quindi ragazzi che, diciamo, non abitualmente non fanno questo lavoro. La presenza di Sgarbi, ovviamente, è inutile negarlo, ha dato l'avvio a tutto questo. Per questa idea della provocazione, che va al di là della provocazione, però non è una semplice provocazione, ma è un modo per essere nel territorio in maniera molto forte. All'interno della sala, delle cabine, per esempio, si crea, quando c'è molta gente, una sorta di fila. Cioè, è lo spettatore quando deve aspettare. Il fatto che qualcuno, cioè, oggi ci muoviamo alla velocità della luce e quindi dobbiamo subito fruire delle cose immediatamente, senza... Invece l'idea che queste persone, come davanti alla cabina telefonica, aspettino il loro turno per poi... Insomma, vedere quello schifo lì mi ha dato soddisfazione. Quindi un po' c'è stata anche la volontà di rieducare lo spettatore. Quindi. La storia della mafia comunque è importante, sia perché in certe emergenze della nostra vicenda nazionale è stata grave, pericolosa, sanguinaria, ma anche da un punto di vista meramente conoscitivo. Quindi, a prescindere dall'emergenza, invece qui, la mafia ci dà un'immagine realistica della società, perché è un malaffare, un crimine, un illegalismo, una cattiva politica, una cattiva economia che si svolge a cavallo tra il sotterraneo e il visibile, e in generale tra economia legale e economia illegale. Mia madre è caduta ieri pomeriggio all'ospedale di Partinico da 24 ore, non la possono operare perché c'è un macchinario per fare l'operazione che non funziona. Avete legge che sogno qua? E quando faccio se posso mangiare, non posso mangiare. La storia della mafia si svolge in gran parte in una sfera visibile. Perché non tutta, certo, ma per una parte consistente, perché il mafioso è tale per fama. Il mafioso deve essere conosciuto, se no non può svolgere la sua funzione. Nel nome del Padre, Dio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno.
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più di Sanosua. La famiglia è il nucleo centrale dell'organizzazione denominata Cosa Nostra. È una società di mutuo soccorso, i mafiosi si aiutano fra di loro. Poi c'è un'altra stanza che è la stanza della cronostoria e l'idea che abbiamo sviluppato assieme ai ragazzi era appunto quella di creare questa sorta di labirinto che diventasse quasi avvilente. È come se tu rileggessi per la prima volta quelle pagine, insomma, che hanno poi segnato la storia della città, di Palermo, della Sicilia. Quindi mi sono accorto che è effettivamente angosciante. Non è che i fenomeni di tipo mafioso cominciano nel 1861, ovviamente c'erano anche prima. Nasce nel 1861 la percezione che c'è una cosa strana che si chiama mafia, che c'è una cosa strana e la si chiama mafia. Questo perché la mafia è la negazione dell'idea che il liberalismo ottocentesco ha della società. Cioè la mafia viola l'idea dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la mafia si fa una legge e anche un potere militare sovrapposto o sottordinato a quello dello Stato, poi c'è quel particolare non irrilevante che stupisce e scandalizza gli osservatori che la mafia è una criminalità non necessariamente proletaria ma anche borghese. E quindi la classe d'ordine diventa classe di disordine. C'è stato in Sicilia un fenomeno che di per sé stesso è molto positivo, cioè lo sdoganamento del discorso antimafia. No? Se si veniva qui 20-25 anni fa, parlare di mafia era complicato, chiunque parlasse di mafia sembrava e forse era un oppositore della mafia. Oggi non è più così perché tutti parlano di mafia, tutti parlano di antimafia, compresi i politici che poi sono stati condannati in prima e in seconda istanza per associazione mafiosa e che hanno fatto grandi campagne pubblicitarie sotto il motto "la mafia fa schifo". L'idea è stata quella di rappresentare un momento, che una situazione si svolge all'esterno e all'interno di una chiesa. Infatti c'è un mendicante a cui manca una gamba e l'unica che ha è ingessata, quindi se l'è rotta. Quindi c'è sempre questa sorta di ironia, di cinismo che insomma ho in qualche modo ereditato appunto da Ciprian Maresco. Nel senso, mi piace quel tipo di sguardo rispetto alle cose. Penso che insomma il fatto che questi morti siano condannati a vita, cioè nel senso come sono condannati alla morte eterna perché comunque non trovano riposo, il fatto che comunque siano esposti e quindi la gente vada sempre lì a vederli, quindi in qualche modo devono conservare, hanno conservato la loro identità. E poi perché per assurdo li trovo più vivi dei vivi. A me non gli interessava andare a creare, non l'avrei fatto, un luogo dove ci sono i reperti, la coppola, il fucile, cioè era una cosa. Infatti anche la dicitura Museo della Mafia è abbastanza tipica perché non è un museo, è più un luogo dove c'è la possibilità di sentirsi male, insomma. Soprattutto cioè, ritornare, cioè recuperare quelle che sono le sensazioni che ti può dare un evento così cruento come può essere appunto un delitto o lo schifo che la mafia ha fatto diciamo negli anni e che continua a fare. Se non ci fosse l'antimafia, la mafia non si vedrebbe, perché la mafia non è una rapina, la mafia è un fenomeno concettualmente
complesso, che per essere percepito deve avere una concettualizzazione complessa e un'idea di legalità, non banale. Perché spesso i mafiosi non commettono reati, o perlomeno i reati che commettono non sono visibili. Quindi, senza l'antimafia, la mafia non si vede. Lo ha avuto un impatto mediatico, ma un impatto sociale per le future generazioni credo che sia importante. Poi il fatto che non esista un museo della mafia se non a Salemi, credo che sia significativo e di particolare, come dire, vanto per questa piccola città, ecco, che il fenomeno mafioso va assunto.